Allora, la bici, eccoci qua, in un attimo, dopo 30 km siamo arrivati il giorno dopo a Cannes, che si sviluppa tutta dall'altra parte. Allora, prime impressioni. Allora, come potete vedere qui ci sono tutti hotel, ma non soltanto perché siamo arrivati a Cannes, ma lungo tutte le località, anche quelle un po' meno famose, anche se prima comunque c'è Antibes, quindi non è che stiamo parlando proprio di nulla, tutte le strade, tutta la parte del lungomare è sempre costellata da hotel, che delle volte sono anche un po' più bruttini, palazzi, case e altre cose sono stati sostituiti completamente per favorire il turismo, che è una cosa sicuramente positiva per lo sviluppo di un posto, però da un punto di vista architettonico quando si arriva difficilmente si ha l'impatto che si ha con le nostre coste, soprattutto dalla Liguria dove sto arrivando io, che è la stessa, e quindi questo sarebbe il proseguimento, si vede nettamente il cambiamento. Dicevo, proseguendo per la strada costiera verso San Raffaele Fréjus, si trova questa, non so come dire, questa meraviglia che poi è ripetuta. La cosa bellissima è che si passa da questo verde lussureggiante dei pianti alla roccia rossa. Non so se avete presente la bauxite, la cava di bauxite. Ed è meravigliosa. Tutta questa strada ovviamente ha dei saliscendi che sono impegnativi, però si vedono come quelli di montagna. In particolare si chiama Sterelle. Ed ogni 400-500 metri ci sono delle scalinate che portano a queste calette dove poi ci si può fare un bagno rilassante, veramente stupendo. Non so più avanti come sarà, e vediamo se riusciamo a piazzare la tenda in uno di questi posti, se ce ne sono ancora, ma la pace che si respira qui è impressionante. Queste giornate e che poi finisci qui praticamente, dove non sapevi neanche di poter arrivare, che stamattina è veramente molto molto stanco, e all'improvviso riesci a stemperare tutte le fatiche della giornata, i chilometri, il calore, le preoccupazioni di non farcela, le ansie, le paure, quelle che comunque tutti i giorni ci accompagnano, in un bagno a mare. Guardate che spettacolo, peccato per il cielo che inganna un po', ma l'acqua è veramente spettacolare, pulita, e mi sono rigenerato, è fantastico. Ci vediamo domani. Buongiorno, questa è probabilmente la notte di tenda migliore della mia vita, quella bella, guardate che posto meraviglioso e rilassata. A parte un po' di scrosci potenti di acqua, mi hanno svegliato un attimo, ma mi sento molto riposato. Adesso si va alla volta di Marsiglia. Wow! Comunque, i cornetti in Francia sono una cosa incredibile. È spaziale. Sto andando verso Marsiglia. E la cosa che mi stupisce sempre di più della Francia è che non solo sulla costa ma anche nel centro ci sono alcuni tratti che bisogna passare di lì per forza, ci sono ciclabili anche sulle statali, ed è una cosa meravigliosa. Fame. Più di 50 km orari contro! Mamma mia, oggi non si arriva più. Che fatica! Comunque oggi, oltre al vento contro, sono attraversato anche il parco nazionale di Calanque, che poi arriva a Cassì, e lì poi dovrebbero esserci altri 20-25 km per Marsiglia. La strada oggi è veramente
infinita. Abbiamo lasciato Marsiglia direzione non si sa dove, ma verso la Spagna. E comunque nuvoloni da parte. Tra le cose che di più mi piacciono di viaggiare in bicicletta è il fatto che scopri posti totalmente a sorpresa, che sono meravigliosi e che non avresti mai visto altrimenti. Qui c'è la mia bici, qui ci sono le porte storiche di San Chamà, che si trovano lungo la strada per Arles. Più avanti c'è il Miramar, si passa tutta questa parte della costa e poi piano piano si scende e si va a congiungere con quella spagnola. Ho avuto dei paesaggi meravigliosi che mi hanno fatto compagnia e sono arrivato qui praticamente in un bosco vicino al fiume, adesso ve lo faccio vedere, e ho mangiato, ho fatto bivaccherò qui, ho fatto una bella baguette con il tonno. E vorrei dire una cosa molto molto importante: quando si sta in natura, si campeggia, si bivacca come me in questo caso, e si crea sporcizia, basta una bustina di plastica, di carta, di nylon, quella che volete, si mette tutto dentro, domani la porto con me e al primo sacchetto la getto nel modo giusto. La pedalata di oggi è stata molto stancante, vi racconto due cose mentre arrivo qui al fiume, vi faccio vedere, dovrebbe essere anche meno del tramonto. È stata molto stancante, però vorrei arrivare entro qualche giorno in Spagna e quindi devo tenere una media più o meno alta di chilometri. In realtà potrei farne 100-110 al giorno, oggi ne ho fatti 135 perché mi andava di pedalare e soprattutto nella ricerca di un posto poi sono finito qui e quindi andrò un altro po' in avanti. Questo fantastico di stanotte, guardate già le luci come sono belle, incredibili. E domani saremo pronti per un'altra avventura. Ebbene, questo pezzo lo farò con la voce fuori campo perché il vento era veramente incredibile e lì avevo, non so se si nota dai capelli, dei picchi di 75 km orari contro. Comunque stavo continuando per la mia pedalata fantastica, bellissima, in quel di Francia, in un piccolissimo lembo di terra al di là di due corsi d'acqua che appartengono alle due rispettive rive del fiume, che poi convergono nella città portuale di Sète. La cosa che più mi ha stupito lì e che veramente mi ha meravigliato un sacco è la tranquillità di alcuni e piccolissimi borghi che si interfacciavano su quella strada, che c'erano con le persone del posto che vivevano lì e andavano praticamente a fare le proprie compere con la barca, ed era meraviglioso. Ma torniamo al video. Questa spiaggetta comunque è a 200 km da Girona, ancora sulla costa ovest francese, e ho fatto altri 105 km, quindi mi sono dato due giorni per arrivare a Girona rispettando la tabella di marcia, dove poi molto probabilmente starò in ostello. E domani tenterò di fare un'altra tappa più o meno simile a questa per poi arrivare a Girona non troppo tardi e cercare di godermela un po', perché poi finalmente si arriva a Barcellona. Pedalare qui è veramente un piacere, a parte il vento contro, perché molto spesso si incontrano piste ciclabili, e questo devo dirlo ancora una volta, complimenti alla Francia, delle volte chiaramente un po' meno, ma ci sono delle strade che effettivamente sono un po' complicate e strette per poterci costruire delle ciclabili. Detto questo, meraviglia, incredibile, posto per questa notte, sono ritornato al mare, ne avevo proprio bisogno e mi piazzerò qui praticamente con la tenda, domani si riparte.
quanti chilometri sono arrivato in un punto che per molti potrebbe essere soltanto un posto di confine. L'Epertus e il Pertus è scritto in due lingue perché sono arrivato in Spagna, al confine. Di là c'è la penisola iberica e io mi sono fatto tutta l'Italia e tutta la Francia per arrivarci. Finalmente ci siamo!